Il Comitato Cittadino Sicurezza e Legalità di Borgo Lavezzano ritorna operativo. Quali saranno i compiti che andrete a svolgere con la popolazione? Diciamo che ritorniamo a fare quello che facevamo inizialmente, cioè quello di presenziare il paese sia di giorno che qualche volta anche di notte. Mentre all'inizio giravamo solamente nell'arco notturno, questa volta invece gireremo anche di giorno. E quindi darete una mano nel concreto, per esempio di giorno, che tipo di attività svolgerete? So che vi volete occupare degli anziani, sì, per esempio. Oltre a fare un servizio di vigilanza, diciamo, sul territorio, ci sono alcune cose che ci tenevamo a mettere in risalto, tipo quella di presenziare davanti agli sportelli postali il giorno dei pagamenti delle pensioni per gli anziani. E invece tornerete comunque ad operare anche in ambito notturno, perché c'è stato, come dire, una modifica, un incremento della microcriminalità? Siamo ritornati a quello che era la situazione prima della nascita del comitato. E quindi il comitato adesso si è dato disponibile all'amministrazione comunale affinché si ritorni a garantire più sicurezza per i cittadini e più, diciamo, e ad essere un deterrente per quello che sono, diciamo, le azioni di microcriminalità o di vandalismo che puntualmente si verificano nei piccoli paesi. Poi oltretutto quelle azioni di volontariato che andiamo a effettuare di giorno è un'integrazione a quello che è la nostra scelta, la scelta del comitato. E il nostro punto principale nel breve tempo è quello di coinvolgere altri comuni con altri volontari affinché queste azioni vengono svolte anche in tutti i passi d'avanti.